Avvio GTA. No, non fare un ca... Ma com'è che non si sente più l'audio del gioco? Devo alzarlo un po', 17. Non so se sia troppo alto, però... Prima ho visto che il mio veicolo personale si muoveva da solo, è magico, oppure c'ho accesso al veicolo, amici. Ci sono quattro con la taglia. Io direi di andare a giocare un po' al casinò. Ah, ma c'ho 2 milioni in tasca. Depositiamo. 41 milioni, buono. Sia che il pad è rotto. Allora, Sasso, vieni in sessione. Oggi GTA si cazzeggia, si fanno cose a caso. No! Ho comprato 4 pad e ne ho rotti sai quanti. Vabbè. Sì, ma io l'ho rotto facendoci entrare l'acqua. In verità, l'ho pulito completamente e funziona tutto, a meno che la lucina davanti. Solo quella è rotta, praticamente. Il sasso è incassato con me. Carina l'auto che c'è sul podio. Proviamo a vincerla. Ritira anche un po' di fish che dopo le giochiamo. Solito metodo dei 4 secondi lenti. Allora, non sono 4 1, secondi. 2, 3, Sono 4, 17 14. 5. No, ho girato troppo veloce. Sì. Clothing, ma dai, ma vaffanculo. Andate a cagare, creatori di questo gioco. Mettete solo i clothing di merda. Eh sì, lo so, Fede. Li ho spaccati lanciandoli sulla scrivania. Bene. Bravo Fede. No, io lo conto il Cioè, mio. non mi ricordo più il nome, però mi ricordavo NG se qualcosa. No, la chat va a sovrapporsi con le fish. Vabbè. Appunto Fede, ricordavo bene. Giochiamo queste fish e vediamo se riusciamo a vincere qualcosa. Qualcuno. Tanto 100.000 vanno via come niente. Sasso, posso farle vedere una cosa in cam? Guardi che bello. Questo qua, qua no, sì, no. Voi non potete sapere. Io ho 3 milioni di fish ma non li uso. Io ho vinto circa 6 milioni al casinò con le fish. C'ho la foto. Su Foto. Instagram l'avevo messa che ho vinto 2 milioni e mezzo, mi pare. Sasso, può verificarmi che il link di YouTube funziona ancora? L'ho spammato in chat. Perché cambiando nome non so se rimane. Questo è il Discord. Lo YouTube sta sopra. Grazie. Sì. Funge. Fungizza. Dai, fammi vincere qualcosa. Ok, che oggi ho già vinto 100.000, però. No, non ti decuocere. E niente. Sì, 5.000 non mi servono a niente. Come no? Dai, Dalle a per un me. pelo. Mannaggia. Niente. Siamo già sotto le 50.000. Io ho detto che si bruciano in un attimo tutte ste fish. Link specialmente ai cavalli. No, io ho giocato tanto a blackjack, ma ho visto che qua vinco di più, quindi gioco qua. Sì. Cioè, vinco ogni tanto, però quello che spendo lo rifaccio anche 10 volte tanto. 5.000 non mi servono. Oh, ah, Il ok, va gioco. bene. 5.000 non mi servono. Il gioco 2 punti. Te ne do altre 5.000. Bello. E siamo sotto le 40. Niente. 5.000. Rango 135. Perché non ci gioco più molto a GTA. Cioè, nell'ultima settimana sì, però non l'ho toccato Mamma per un mia, bel po'. vedi che sei uno scam con Io i scamo, va denti. bene? Te scavi, vai a scavare. Ti scavo un buco nel culo. Prendila. Io 247, è buon per te. Un secondo che ho paura che... No, c'è quello giusto. Ho paura di aver messo il microfono sbagliato. Non controllo mai. 10.000. Dai. Ma di nuovo stessa così. Domani magari live un po' più lunga. Inizio prima. Non so se Perché? dobbiamo discutere dopo. Dobbiamo discutere E cosa? Cosa ho di una fatto? cosa, anzi di Cosa ho due. fatto? Mi dica, Una così cazzo. così e l'altra negativa. Finito le fish. No, adesso il sasso mi picchia. Questa signora si dovrebbe un po' coprire. Bro, il GTA. GTA. Sì, mi sono accorto. Ci ho messo pure un goal. Al raggiungimento la settimana scorsa ho droppato un vipparello. Cagato non c'eri. C'era soltanto una. Alla fine ho dovuto dropparlo a una persona molto bella.
sì, ho capito, ma 100 in un anno non è che sia molto. Come su YouTube, ho fatto da poco i 300, ma in un anno e mezzo non è molto. E di contenuti ne ho portati molti, molti. Su Twitch un po' di meno, e mi dispiace perché vorrei essere un po' più regolare, ma con la scuola non si può fare molto. Allora, sì, lì sì, è un po' più complicato. Tanti dicono, porta il contenuto che piace agli altri. Ma se per piacere agli altri devo portare il contenuto che piace agli altri, non lo faccio per me. Quindi, che senso avrebbe? Cioè, io porto il contenuto che piace a me. Poi, anche Sasso che dire, non parla... Guarda Fieric che ha smesso le reaction a PC The Game, sì, ho quando visto. Faceva tipo 1500 spect e era tipo famosissimo. Il meme è continuato. Io ho detto, però basta, dopo effettivamente dopo 4 su anni... Su TikTok fai uno schiocco di dita e raggiungi 1000. Ma no, ma tipo su TikTok apri l'account e hai già il milione. Dove cazzo è il VIP? Ah, ma è nella stanza sopra. È nello sgabuzzino. Oh, ma questi si levano dal cazzo. Dove sta questo? Eccolo. Dormiglioni. 4 chilometri, ma dai. Fino a che velocità posso andare? Prima che questo si spaventa. Così lento devo stare. Cioè, per non farlo spaventare devo andare a 50 miglia orarie. Serio? A sto punto lo esplodo il VIP. Lungo viaggio, sì. Molto lungo. Ma se sto andando lento questo si spaventa già. Ma che cazzo. Adesso lo faccio cagare in mano apposta. Voglio vedere cosa succede. Ma seriamente, voglio vedere che cazzo succede quando... Ah, molto intelligente il VIP. Cioè si butta perché fuori. Che ha fatto? Si butta fuori dal veicolo e il veicolo prende pure fuoco. Bello, la logica di GTA. Voglio andare a vedere se ho da vendere al bunker. E poi facciamo la vendita del nightclub. Voglio guidare un po' in prima persona. Anzi no. Oggi ho comprato la X80 Proto off camera e l'ho rimborsata perché faceva cagare il cap. Cioè più lenta della Tyrus. Dai. Gli dicono, comprala che è veloce, sì. Col cazzo. Così va veloce. Che poi ma io lo Tyrus so perché... Ha 8 io marce. Io so perché... Ascolta, io lo so rispetto perché agli altri lenta. Veicoli. Io lo so perché è lenta, perché ti hai preso la X80 Proto. Invece di prenderla. Devo prendere lo scroto. Sì. Allora, quella... pulita, andava veloce. Trasta. Comprati il mouse. Perché usi il boost mentre ti gratti le palle. Ho capito. Mi dissocio altamente. Ah, e devo mettere a caricare le cuffie prima che... Dove lodono. Sei? 60.000 dollari da vendere. Sasso, ma lei è l'inventore del cesso 2? Non me l'avevano detto. Non l'ha capita il sasso. Dov'è zio Marty? Zio porco. Allora, io praticamente compro sempre le scorte, perché tanto quello che spendo lì lo ricavo dalla cassaforte del nightclub. Caricamenti veloci dal nuovo aggiornamento. Caricamenti veloci. Oh, grazie. Insurgent, perfetto. No, Sasso, per favore, devo fare una vendita veloce. È pure vicino. Che bello, è Fiumicino, andiamo a Fiumicino. Evviva, non vedo l'ora. Gita a Fiumicino, bro, bellissima. Ma te crepa, va. Andiamo a Fiumicino. Madonna, sotto gli abbaglianti dell'insurgent. Che cazzo sono cinese? Dell'insurgent sono potentissimi. Ma perché è insurgente? Farò finta di non aver ascoltato la battuta. Bravo. Oh, agente 13 mi dice di rubare il carico d'armi. Se mi chiedete perché limito gli FPS a 30, uno perché non lagga a 30, e non mi dite che si vede male perché tutti quelli che giocano da console lo vedono a 30, quindi... Zitti. A parte PS5 che se non è modalità prestazioni va a 60, ma... Ma lo sai che la PS5 ci andrebbe a 60 fps su GTA? Ci va, perché... infatti. No, con il ray tracing. Ma lo so, ma sono loro che non vogliono. No, non lo sai invece. La PS5 non ce la fa con il ray tracing a girare GTA pubblica a 60 fps. But sono uscite le dev kit. E le dev kit hanno tipo 13 teraflop, potentissime. Cazzo sono i teraflop? La PS5 ne ha 10.5, la Xbox ne ha 12 e la dev kit, che è per i developer, ne ha 13.
Allora, andiamo al nightclub. Esco dal... Posso dare un passaggio io? Sì, perché dopo mi fanno fare le missioni dei... cosi. Minchia, adesso mi ha detto che sono uscito dall'MC. Bello, veloce sto gioco. Ma ti sto recuperando, serio? Sì, ma io non sto gasando. È sempre quello. Allora, gas al massimo. E non troppo, Non troppo. Lascia stare che non so guidare. No. Non troppo, No. Ma sono andato in Cina, letteralmente. Cioè, ma sei dietro di me, ho guardato la mappa, vaffancuore. Che bello che non devi frenare per quando fai le curve. Ah, tu plebeo, freni. Ah, il contrario. Sasso, io le ho ammazzato la gente. Salve. Allora, tu mi aiuterai con la vendita. Che c'è qua? Che c'è qua di bello? Che cos'è quest'auto? No, Sì, sì. Mi limiterò ad aggiustarla. Così. Se vuoi mandarmi il zio, mandamelo. Te l'ho mandato, ma sai. Dai, devi rimandarmelo. Ah, i ciompiti. I ciompiti, nuovo termine aggiunto nel vocabolario italiano. Svissero. Vabbè, non calcolare quella parte. Svissero. Ah, l'hai scritto apposta. Bravo. Vendiamo. Saliamo sul veicolo. Ah, che cos'hai di veicolo? Lo Speedo. Ma che merda, prenditi Pounder. Ce l'ho il Pounder, ma me l'ha fatta fare. Aspetta, io salgo dietro. Aspetta che non riesco. Lui mi aggiusta con... Sali. È chiuso, devi aprirmi. Devi metterlo per tutti il veicolo. Tutti. Vabbè, senti, io vado. Davanti mi fa salire. No, tolgo la visuale della minigun perché mi dà fastidio. Allora la prendo io. Non ce la posso prendere. Sì, come a Napoli. C'è un terror bike qua. Ah, doppia minigun. Sì. Dimmi che non abbiamo nessuno che ci insegue. Dai, ma i civili sono inutili al cazzo. Ti vengono addosso. Nessuno è interessato a noi per ora. Volevo dire che è una vendita semplice, ma... non lo... L'alimentatore non è semplice. Ma non ha il clacson, sto cesso. Sasso, ringraziamo l'acqua. L'avevo sponsorizzato questo. Okay, you're almost there. There's a cargo bomber waiting at the rendezvous. Get in, catch the cargo hook to... No, tranquillo Fede, non sono fornitori. La PlayStation. Doc, guardi in alto. Io vedo cose che voi ragazzi più in alto non potete guardi, vedere. Più in alto guardi e più guardi in alto. Saluta il capitano Sasso. Allora, ragazzi, chi è presente? Prof, io sono presente. No, scusi, prof, ho una domanda da farle. Io per non destare sospetto quando ho fatto la mano aperta. Mi faceva arrivare l'orario? Cargo Bobo! Dove minchia lo devo portare? Ma io resto dentro! Io resto dentro! Se vai sul mio profilo, vedi mio fratello che puzza mentre gioca con il suo amico Finn... Il Sasso. Io resto dentro. Non mi ha agganciato, sfigato. Ma non si aggancia. Vai, è andato. Andiamo. E la Madonna, bellissimo così. Il cargo bob armato da oggi. Effettivamente perché non l'hanno reso armato, boh. No. Stava per bagnarsi. Doc, occhiolino, ha capito cosa? Penso di sì. Ma no! No! Vieni a prendere! No! Ciao! Mi tocca prendere il dinghy. Il dinghy dongo. Devi uscire da quella zona. Bastardo. Esplodi, cargo. Io non voglio rispondere alla battuta di Fede perché non è il momento storico corretto, diciamo. Quindi lascerò che scriva lui la risposta e basta. Sì. Esco. Sa com'è? Qualcuno mi ha abbandonato. Cazzo, chi è così crudele? Oh, ma sono alla spiaggia. Dimmi ancora, lascia la zona, brutto bastardo. No, quelle battute no. Ma io come cazzo mi levo di qua? Ma io sono lontanissimo. Mi dice ancora lascia la zona. Lo so. Lo depositiamo questi 100.000. 500.000 dollari. Easy. Vai, perfetto. A me cosa manca da comprare su GTA?
tutti gli aerei che c'è. Beh, il thruster. Anche se è inutile, però. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Il car armatino anche no. Io ce l'ho. Io in realtà l'ho preso gratis, quindi. RCV. No. Il pyro. Un po' inutile. C'è in sconto il tool. Non mi serve. Ma non te lo consiglio. Anche il Molotov. Molotov sì. Non lo so. C'hai il telefono aperto? Sei su. Goggle. Bravo. Adesso lì, mi raccomando. Ho già capito perché. Perché Sonic Mutex è entrato su Discord. Cazzo, e ci vuole ciullare. Non lo so. Sarà una persona bella. Boh, vabbè. Io non Sasso, mi chiedo come. Io offro un passaggio. Salga. Ma a sto punto portami alla. Scusa. Hangar. Sali, sali. Portami all'hangar. Scusa un secondo. Che fai? L'aereo è diretto a Zancudo, mi raccomando, a lanciare le cinture e buon viaggio. Sì, certo, ce l'ho la Mark II, ecco, però non la uso perché ormai è diventato snack, una merda. I snack hanno la salmonella, quindi sconsigliamo di mangiarli. Buona giornata. Gentile, il capitano. Guarda in prima persona, che bello. Più o meno. Salve. Dai, è velocino il Vestra. Un po' lento. E volevo prendere il Seabreeze, ma non ce l'ho sbatto. Io trollerei un po' con il laser. Beh, però almeno ti puoi godere il paesaggio. Anzi no, ragazzi, c'ho in mente un veicolo che vi farà divertire molto. Lo devi comprare o ce l'hai già? Ce l'ho già. E allora, guarda che bello, adesso si va tutto giù in planata. Questo è Vestra. Per planare è tipo perfetto. Allora, l'hangar di qua. Sai che potrei prenderlo al Vestra? No, ci viaggi sta soltanto su. Ma boh, non lo so, tanto c'ho da spendere qualcosa. Vestra? No, questo non è. No, è su Litest Travel. Non c'è qua. Vestra. Ah, solo 900.000? Sì. Buono. Ma è Pegasus? Sì. Sì. Grazie. Però ma sono passato in mezzo alla. Sasso, guarda che bello il mio nuovo car armato. Cioè, Sasso, limitare gli FPS a 30 mi ha aiutato sia con avere OBS fluido, che poter anche registrare su OBS mentre sono in live su GTA. Che quello è già pesante per un portatile, signori, cioè non è. Dopo ovvio. Il portatile, cioè, regge fino a 80 kg, tipo. Quindi se esagerate. Ma allora se mi siedo sopra non esplode. No, per ora. Te non hai visto che faccia ho fatto. Guarda come è concentrato, guardalo, guardalo. Punta, sta punta, cioè che sta facendo, scusate. Ah, ma con lo Starlingo. L'aereo ciccione. Starlingo. Non è body shaming. No, infatti ciccione non è body shaming. L'aereo. Francesco. Francesco, potrebbe essere body shaming. E sa solo lei, capito? No, si è spento. Dai, 1v1 creativa. Bello. Sei molto fortunato stasera, Fede. Come perché? Me, che ho avviato GTA e crashato OBS. Ma poi non poteva crashare Minecraft, Discord. No, OBS. Mi sono incastrato con sto aereo di merda. Questo è body shining. Sasso, guardi, sono... io faccio la contraerea. Venga qua, si faccia sotto. Dove sei? Vieni qua da me. No, che merda la visuale così limitata. Auto. E non esplodo con un colpo solo io. Ma frenata su una ruota vale anche per gli aerei? Boh. Io so solo che ti stai beccando un botto di colpi. Sì, ho detto di sì prima. Vede. Sì, lo Starlingo. Sai che avrei potuto comprare il Seabreeze? Il Seabreeze è veloce, no? Ti devo dire. Ma il Seabreeze ti sei mai schiantato te? Il Seabreeze ti sei mai schiantato? Male, molto male. Ti sei mai schiantato te? Con un paio di volte. Adesso? Sì. Ecco, adesso sono pochi esploso. Con quei pochi colpi che ti ho preso ti ho fatto male col cannone antiaereo. Sì, ma minchia, dove sono? Vengo a prenderti io. Sasso, qua. Vieni qua. Cos'è sto coso?
È il cannone quadruplo. Allora, ti ricordi quando si fece la mia missione di Half-Track? Ti ricordi quanto era forte il cannone doppio? Moltiplicalo per 4. Questa, guarda che questo riesce a far esplodere bene un lei. Ah, devi avere innanzitutto mira e anche fortuna, perché non esplode subito, esplode al 6° razzo. Razzo, non missile. Il fatto è che devi averci fortuna che il laser non ti prenda 3-4 volte bene. Se riesci, in teoria lo esplodi. Se no passi a rimorchio antiaereo. Vero. Ah, ma qua letteralmente qua ci puoi attaccare i rimorchi antiaereo, quindi fai una figata, perché con i doppi cannoni esplosivi dietro diventi sasso non spari, sasso non spari, perché dopo Zancudo ci dà le stelle, giusto. Stelle o la stella? Non ho più la stella perché era una sola e va via subito. Vabbè, sì, ovvio, se spari. Vabbè. E sì, ovvio, se non sai guidare. Non sa solo appuntare. Andiamo. No, le stelle. Vabbè, tanto entro nell'hangar. Guarda che driftata bella. Vai. Perché non si possono togliere le stelle dentro Zancudo? Mi sono sempre chiesto. Porco, fammi scendere. Ma come hai fatto a incastrarti? Allora, dovrebbe essere arrivato il veicolo bello. Hai preso il Sea Breeze? No, l'altro. Il Vestra. Vabbè, dici diverso. Però non lo vedo qua, perché c'ho troppa roba. Rimessa dell'hangar. Spostiamo l'idra nel deposito. Spostiamo la cula nel deposito. Anche il Kuban 800 lo spostiamo nel deposito. Il resto lo teniamo così, bene. No, voglio andare con l'ultralight. Ce l'hai messo il fattore silenziato? Sì, sì. Allora, se non acceleri troppo, sei invisibile ai radar. Piu, piu, piu! Che cazzo di velivolo è? Ma te non lo sai, ma è bellissima la visuale da coso. Ma non è ancora arrivato l'aereo? Ah no, lo devo richiamare con la Pegasus. Su Spega! Perché GTA ha aggiunto questo aereo che utilizzo? In che senso? Ah, è boh, non si sa, non ha un senso, però è bello. Perché GTA? L'hai provata la mitragliatrice? Come si guida bene la mitragliatrice? Come si usa bene la mitragliatrice? Ma mi hai colpito il... Vabbè. Dov'è il Vestra? Sì, ho fatto un po' di bombardamento, ne ho voglia. Cioè, un po' di antiaereazizzazione. Sì, ma io tipo adesso credo che metto qui e abbatto tutti i laser di Zancudo. Tanto non c'è fanno ad ammazzare. Guai. Perché sì. Dov'è il mio Vestra? La Madonna è fortissimo. Fammi salire. Cosa posso modificare del Vestra? Il colore e anche il colore. Uh-huh. E ti ho detto anche il colore? No, non me l'avevi ancora detto. Qualcuno ha scritto Francia. Schifo i frangi. Modifica colore principale cromato. Livrea. Sesso. Ci sono tre livree, ma nessuna delle tre ha un colore, quindi boh. Ah, io non ce l'ho messo le livree. Cioè, in genere a me fanno cagare le livree di sto gioco. Ho detto in genere per non dire sì. No, il Sea Breeze sì. Tonno. Un tonno. Un tonno parlante non parlante. Perché è mutato. Non lo so. Oh no, buonasera. Lei si è perso il bombardamento della mia casa per la seconda volta. A 3 TNT, 3 TNT. Senta, lei stia zitto. L'altro ha usato la magia. L'avete già fatto l'ultimo episodio. Sì. E tua casa è esplosa. Mi dispiace, Tommy. Ma non era casa sua, era di Alex. Quella di Tommy non c'era. Vabbè, lo so che non è. Vabbè, però su GTA, vabbè. Parliamo su GTA. Fatemi caricare. Ma perché io sto sentendo la live se ce l'ho mutata, scusa? Ah boh, tu sei speciale. Ah, ma perché ho avviato un video? Perché senti? Che imbecille di merda. Ho avviato l'ultimo tuo video, ecco perché sentivo la tua voce. Io gli darei fuoco. Voglio provare a planare col Vestra. Ovvio, su GTA. Vabbè, dai, figo da planare. Ma no, ma sei un bastardo di un meccanico, guarda. Bimbo goloso.
Perché ma chiama, su Discord si abbiamo chiama, le cose belle. Si chiama sasso di gomma perché è troppo morbido. Sono un sasso, ma dai, ma è un bastiano GTA San Andreas. Chi l'ha fatto? Ma non stavate mica giocando a GTA normale. Io atterro sulla pista dei cavalli. Sì, la Madonna, c'è il mondo da aggiornare su Steam. Vabbè, lasciamo stare. Aggiornalo il mondo. Che sì. Lui gioca la versione mondo 1.17.69 e... Scusatica. Ti devo dire. Ti il devo contassa... dire. Ti devo dire. Richiedo il mio rimorchio antiaereo. Ti devo dire. Intanto ho richiesto il rimorchio antiaereo. E ti devo dire che ci sono gente che scrive cosa attacca. Cosa attaccare tu al ca... No, nel senso. Si chiama contassana. Frena. Frena! Porca troia! Frena! La curva, signor, con l'aereo. Adesso mi faccio tutta la pista dei cavalli. Niente, cos'è che esploso? Che cazzo mi ha tirato un... un nano da giardino. Sì, ma che potevo andare almeno in strada. Ma dopo facciamo scia mortale oppure già... No, io stacco. Adesso c'è... Adesso un grosso problema. E sono bloccato in strada con rimorchio senza aereo perché ho per sbaglio distrutto il rimorchio. Non è che lei ha voglia di griffarle. Di rimorchiarla? No, non la rimarchio. Perché non griffia un po' con il coso, con il bello coso? Perché stacchi... Bavo, io stacco perché ho già fatto una live di 2 ore. Vabbè, l'OBS che è crashato, ha fatto un'ora e un'ora. Ah, ecco perché ti stavo per dire, ma è... Dai, zitto te. Non no, hai il diritto di parlare. No, il diritto di voto gliel'hanno revocato. Ok. Donna, stai zitta. Vabbè. Oh, io no. Vi do la buonanotte così e... Io vi do la notte buona, non così, dicendo sasso. Fede. Io vi do la mia pace, andate nella pace. Ma non voglio fare una rima, però non si può. Funzionava così. Ci vediamo domani sera e vedremo che cosa fare, perché dobbiamo iniziare così. Una nuova serie, forse. Sì, forse. In quel turno non Anzi, ci sarà. Probabilmente sì. Perché non ci devo essere, scusa. Quindi, perché a due. Esplodetevi. E come a due con i bambini. Buonanotte. Addio. Forse.